Penso che è una cosa, la dice la parola stessa, il fatto di mettere delle polpette nei posti dove vanno i cani col padrone per giocare, dice tutto da sé. Ancora bocconi killer nell'Aretino. È stata infatti ritrovata ieri una polpetta avvelenata in zona Montefalco, a ridosso del Parco Ducci. Lascio liberi perché questi cani vanno a usare la solare, si devono ammazzare queste bestioline, non è adatto. A lanciare l'allarme è stata una signora aretina che, mentre stava portando a spasso il cane, ha notato sotto ad un albero un boccone bluastro. Fortunatamente è riuscita a raccoglierlo prima che qualche amico a quattro zampe si avvicinasse. La polpetta adesso sarà analizzata per capire il tipo di veleno utilizzato. Non ci fa piacere perché, insomma, però lui è abbastanza bravo, quindi mi sta vicino, però è sempre una cosa brutta, sinceramente. Come ci si comporta adesso? Più attenzione? Sì, certo, più attenzione sicuramente, si deve guardare dove annusa il cane, però insomma, questo sempre in tutti i parchi pubblici, sinceramente. Purtroppo non si tratta di un caso isolato nella provincia di Arezzo. Solamente alcuni giorni fa due cani avevano perso la vita ad Anghiari dopo aver ingerito alcuni bocconi avvelenati. Non si fa mangiare niente quando è fuori, finché è possibile. Tutto lì.